Gentili telespettatori e telespettatrici, ben trovati quest'oggi di nuovo in diretta qui dalla Cattedrale di Arezzo per seguire assieme questo quarto giorno di novena della Madonna del Conforto. Oggi venerdì 9 febbraio, come sempre la giornata è iniziata alle ore 7 con le lodi mattutine della Santa Messa, poi alle 10 questa mattina l'incontro con i bambini delle scuole sotto lo sguardo materno della nostra Madonna del Conforto e poi alle 5 abbiamo seguito assieme Rosario e Vespri e tra qualche minuto avrà inizio appunto la Santa Messa questa sera che vedrà la presenza delle parrocchie di Cortona, Castiglion Fiorentino e del vicariato di Arezzo 5, cioè Battifolle, Chiani, Indicatore, Monte Soprarondine, Poggiola, Pratantico, Ruscello, Viciommaggio, insieme a tutto il mondo del volontariato. Alle 18.30 vi sarà il gemellaggio dei giovani delle zone con le parrocchie della città di Arezzo e questo avverrà in seminario e poi alle ore 21.15 preghiera di tutti i giovani nella cappella della Madonna del Conforto. Anche questa sera vogliamo proseguire, e ci piace proseguire, la riscoperta un po' della storia della Madonna del Conforto. Queste sere abbiamo ripercorso quelli che erano i luoghi, i fatti più salienti che portarono a quel 15 febbraio 1796. Stasera affrontiamo un nuovo capitolo, che è quello della conversione dei cuori. È capitolo che lo troviamo nell'opuscolo Santuario della Madonna del Conforto, Storia e Devozione, scritto proprio dal parroco della Cattedrale della Pieve, Don Alvaro Barbelli. Ed ecco il vero miracolo, scrive Don Alvaro. La Madonna fece cessare il terremoto che scuoteva le case, ma ne aveva fatto iniziare un altro, un terremoto benefico che scuoteva le coscienze. Da quella sera, infatti, cioè da quella sera del 15 febbraio 1796, nel popolo aretino incominciò un meraviglioso risveglio di fede, di un prodigioso fervore di devozione alla Madonna, tanto che il vescovo Marcacci, in varie lettere ai suoi confratelli vescovi toscani, scriverà: «Il miracolo che predicherò e che presso di me è evidentissimo come presso tutti, si è che la provvidenza sia si servita di questo mezzo dell'immagine di Maria Santissima per cavar tanto bene a profitto delle anime universalmente penetrate dalla compunzione e che hanno dato e danno tante prove di emendazione e di riforma che fanno spiccare ora la loro pietà, carità e devozione». Quindi già in queste prime parole sentiamo come il vescovo di allora, il vescovo Marcacci, che reggeva la diocesi di Arezzo, pensate anche alla preoccupazione, alla meraviglia, e dover in qualche modo gestire un prodigioso evento come è stato quello del 15 febbraio della Madonna del Conforto, bene, scrive proprio come è evidente il fatto che lo è davanti a tutti, proprio davanti alle persone, davanti al clero, davanti anche agli atei e davanti quindi a tutta la città di Arezzo, proprio come vi sia suscitato un sentimento di fede, di devozione, di emendazione, cioè anche di penitenza, che in qualche modo ha dello straordinario. In un'altra lettera del 6 marzo, Monsignor Albergotti dirà ancora: «Se Dio opera prodigi per l'onor suo e per la sua gloria e per profitto spirituale delle anime, qui le conseguenze sono tutte concorse per dover confessare il miracolo e il prodigio». E il vescovo di Comacchio, Monsignor Boari, che predicò il trido in preparazione alla festa che si fece il 29 giugno in Duomo, quando fu proclamato per la prodigiosa immagine il titolo proprio di Madonna del Conforto, nella predica che tenne in quel giorno così concluse Monsignor Boari: «Il miracolo dei miracoli succeduto alla manifestazione di Maria in questa sua immagine, che sarà in questa sua immagine, che sarà sempre memorabile, è la mutazione dei cuori». Quindi lo abbiamo visto dalle immagini della regia di Paola Formelli, delle cameraman Gianni Stanganini, presenti proprio qui in cattedrale, l'abbiamo visto durante il rosario, l'abbiamo visto durante Vespri, ecco questa immagine, questa nostra cara immagine della Madonna del Conforto, ebbene ha suscitato da quel 15 di febbraio tanta devozione, tanto sentimento di pietà e di gioia che ancora oggi lo possiamo ammirare e che non è mutato, ma anzi
continua imperterrito nei secoli, viene tramandato di nonno in nipote, di padre in figlio, di generazione in generazione. Quindi è proprio vero, il miracolo dei miracoli da quel 15 di febbraio è che questo miracolo sarà sempre memorabile ed è stato ed è tuttora questa mutazione dei cuori, mutazione che ancora oggi viviamo e che sentiamo nella nostra animo, nella nostra fede. Il suono della campana ha dato inizio a questa solenne celebrazione eucaristica e noi ci predisponiamo attraverso l'ausilio del canto del coro all'ascolto e alla meditazione dei misteri del Signore. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi, il cammino della novena ci avvicina sempre di più alla festa della Madonna del Conforto e ci sentiamo arricchiti, accompagnati, rianimati dallo sguardo di Maria. Le parole che ci accompagnano in questi giorni di Fra Valentino, che sta accompagnando le nostre meditazioni, la riflessione, ci aiuta a sentire lo sguardo di Maria per noi. E oggi, come segno per tutta la diocesi, in particolare è presente la zona pastorale di Castiglion Fiorentino e Cortona, e do il benvenuto ai sacerdoti, diaconi, ai religiosi, religiose, a tutti voi che siete qui, e poi il vicariato di Arezzo, che comprende le parrocchie di Chiani, Pratantico, Poggiola, Viciomaggio, Ruscello, Torrita di Olmo, Monte Soprarondine, Battifolle, Indicatore. E insieme ci sono anche varie associazioni del volontariato. A tutti loro davvero il benvenuto e il dono della ricchezza di questa preghiera ed Eucaristia che insieme celebriamo e vogliamo affidarci alla misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
siamo. Perdona, o Padre, le colpe dei tuoi figli, e poiché non possiamo salvarci con le nostre opere, interceda per noi la Madre del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quel tempo, Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per strada il profeta Achia di Silo, che era coperto con un mantello nuovo. Erano loro due soli, in campagna. Achia afferrò il mantello nuovo che indossava e lo lacerò in 12 pezzi. Quindi disse a Geroboamo: «Prenditi 10 pezzi, poiché dice il Signore Dio di Israele: ecco, strapperò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te 10 tribù. A lui rimarrà una tribù a causa di Davide, mio servo, e a causa di Gerusalemme, la città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele». Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi. Parola di Dio. Che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Ascolta, popolo mio, non ci sia in mezzo a te un Dio straniero. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua popolo, non ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguano pure i loro progetti. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua. Ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. Fa che ascoltiamo, Signore, la mia. Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Ha fatto bene ogni cosa, dicono di Gesù. È interessante questa affermazione che la gente fa relativamente all'opera di Cristo. Perché nella scrittura ci sono dei passi in cui si dice che le cose sono fatte bene. Ed è Dio a dire, guardando la sua opera, è fatta bene, è bella cosa. Tutta quanta la creazione è ritmata proprio da questo sguardo, dallo sguardo di Dio su ciò che ha fatto. E tutto è fatto bene. Allora capite perché questo passo del Vangelo, questo miracolo, diventa così speciale per la Chiesa? Speciale al punto tale da essere inglobato, inserito nel sacramento fondante la nostra vita di figli di Dio, nel battesimo. Nel battesimo, ecco, noi ripetiamo una delle parole di questo miracolo, Effatà, apriti. Ma perché? Perché la Chiesa, nella sua sapienza, ha visto questo miracolo come paradigmatico. Ha visto in questo sordo muto la condizione dell'uomo, chiuso in se stesso, incapace di vivere la sua verità. L'uomo è stato creato per la relazione, ma quest'uomo è sordo e muto, non si apre al dialogo, non si apre all'ascolto dell'altro. Drammaticamente è chiuso in se stesso. E allora ecco gli atti di questa nuova creazione. La prima cosa bellissima che Gesù fa è prendere in intimità quest'uomo. Lo riconduce a sé. L'uomo, per essere ricreato, ha bisogno di questo contatto, di questa intimità con il Signore Gesù. Fuori di questa intimità noi rimaniamo sempre fragili, sempre inconclusi, sempre incompiuti.
È solo l'intimità con il Signore Gesù che ci permette di realizzare quello che realmente siamo, la sua immagine e la sua somiglianza. E poi i gesti che Gesù fa, gli tocca le orecchie come un fine artigiano che riplasma la sua creta, la riadatta, la riforma, gli dà nuovamente consistenza. E ancora di più, prende della sua saliva e gli tocca la lingua. Prende del suo. La saliva è qualcosa di straordinario, un simbolo meraviglioso nella scrittura, perché è ciò che è unito al fiato e alla parola. È ciò che ha il sapore dello Spirito e della parola di Dio. Cristo prende lo Spirito, la parola, e la pone di nuovo in quest'uomo. E finalmente quest'uomo è in grado di aprirsi. È fatà. Si apre alla relazione. Gesù guarda verso l'alto, verso il cielo, e quel cielo che è chiuso all'uomo peccatore, all'uomo fragile, all'uomo che si è dimenticato della sua originalità, ecco, quel cielo si riapre, ma non solo si riapre il cielo, si riapre l'uomo alla possibilità di vivere la sua vocazione. Tant'è vero che quest'uomo poi va e in maniera incontenibile, che cosa fa? Annuncia le meraviglie di Dio, annuncia tutto ciò che Gesù ha fatto per lui, annuncia la parola, diventa da persona chiusa in se stessa un grande, straordinario testimone. Ecco, chiediamo veramente anche noi questa sera, in questa quarta sera di novena, di poter essere ricreati dall'intimità con Dio, di essere toccati nell'intimo con la sua parola, con il suo Spirito, e di poterci riaprire, riaprire la nostra vita, come si riapre una finestra in una giornata di sole, come si aprono le braccia per un abbraccio, riaprire la nostra vita alla bellezza. E allora veramente anche la nostra vita sarà una cosa molto buona. E poi la quarta frase della preghiera dell'Ave Maria, che ci fa fare un viaggio. Da Nazaret Maria viene portata sui monti della Giudea, in quel luogo che oggi la tradizione identifica come Ein Karen, non distante da Gerusalemme, quel luogo dove la accoglie questa cugina anziana Elisabetta, che anche lei è stata raggiunta da un annuncio e da una gravidanza ormai in attesa, sebbene tanto desiderata. Ed è proprio Elisabetta a fornirci le parole della quarta frase dell'Ave Maria: benedetta tu fra le donne. E allora è proprio bello vedere Maria come la donna benedetta, lei che, ricevuto l'annuncio dell'angelo, immediatamente si mette in viaggio. Non trattiene per sé questo grande dono che ha ricevuto, questo tesoro straordinario dell'intimità vissuta con Dio, ma si mette in cammino per fare di questo dono un oggetto di gioia anche per altri, per condividere la sua gioia. Era cominciato proprio così, no? L'annuncio, rallegrati, ma Maria non vuole vivere la gioia solo per se stessa, e allora si mette in cammino per condividere. E lo fa perché? Perché prima ha accolto la parola, ha fatto spazio nel suo cuore alla parola di Dio. Quando si accoglie la parola di Dio nel cuore, questa parola diventa una leva che schioda, che smobilita, che ci fa muovere, che ci fa uscire dalle nostre situazioni di stasi, ma ci fa andare incontro all'altro, genera condivisione, induce l'urgenza di mettersi a servizio e non appunto di chiudersi in noi stessi nel desiderio di farsi servire o peggio ancora di servirsi degli altri.
la chiusura nell'egoismo. Maria è straordinaria, è benedetta perché è vuota di sé e può partire leggera, senza indugio, senza frapporre tempi, resistenze, perché non ha nulla da difendere, non ha ricchezze da presidiare a Nazareth. Il suo tesoro lo porta dentro. Maria è benedetta perché è colta come una donna audace, che non fa della fede un concetto, un pensiero, una riflessione, ma quella fede che ha vissuto la trasforma in vita, si alza, va, cammina, compie quello che ha capito, fa quello che la parola gli ha suggerito. La fede o è audace o non è fede. Se non è audace la nostra fede, diventa calcolo, diventa compromesso, diventa qualcosa di misero e mediocre, diventa semplicemente una contrattazione con Dio, un dare ed avere. E Maria è una donna benedetta, la benedetta fra tutte, perché, ci dice ancora Elisabetta, ha creduto, ha dato credito alla parola di Dio, ha compreso che sì, la povertà diventa lo spazio per accogliere Dio, ma la fede, la risposta, diventa il modo per generare Dio. E questa fede di Maria è straordinaria perché è una fede che si trasforma in canto. Noi sappiamo benissimo che da quell'incontro si genera un meraviglioso cantico, il Magnificat, dove viene narrata in maniera straordinaria quella che è la fede di Maria. Una fede dove Maria è totalmente sotto la signoria di Dio, dove Maria riconosce di non avere proprietà private, non ha recinti da proteggere. Dio è l'unico signore della sua vita. Maria è benedetta perché è umile, perché sa che tutto viene da Dio. E perché è umile, vive tutto senza pretese. Lei che non è altro che un pugno di terra vergine, dove Dio giunge, si ferma, si posa, si può riposare. Maria diventa benedetta perché sa riconoscere l'agire concreto di Dio nella storia. Si guarda intorno Maria e canta l'incessante, misericordioso lavorio di Dio dentro i solchi della storia dell'uomo. Maria è benedetta perché osserva la storia non come la guardiamo noi, no? Che siamo sempre concentrati solo su ciò che non va. Maria riesce a leggere in filigrana i segni, le tracce del passaggio misericordioso di Dio. Quest'opera profetica meravigliosa che questa donna fa. E Maria è benedetta perché sa riconoscere che poi a muovere il mondo non sono i forti, non sono i potenti, ma è l'amore di Dio, è la sua misericordia. Quella misericordia che si coinvolge totalmente con la miseria delle sue creature. La storia per Maria avanza per salti di misericordia, per scatti di perdono. Allora capite com'è bello, nella preghiera dell'Ave Maria, poter giungere a questo passo e dire anche noi: tu sei benedetta fra le donne. Perché questa frase ci fa esultare grandemente come lei. Perché cantando queste parole possiamo fare nostra la fretta di Maria, la sua fede audace, il suo desiderio di mettersi a servizio, può diventare il nostro desiderio di servire. Possiamo sentire che quella chiamata che Maria ha ricevuto è la chiamata anche per noi a condividere la gioia, a essere tessitori di fraternità nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, nei luoghi dove lavoriamo, dove serviamo, condividere la gioia con le persone che amiamo, tessitori di fraternità. E possiamo esultare veramente di gioia perché tutte le volte che diciamo tu sei benedetta fra le donne,
ci possiamo scoprire anche noi destinatari di un dono bellissimo, che è il dono di Dio per noi, il tesoro più grande che possiamo chiedere. Quel dono che si concretizza in una parola, quella parola che anche noi possiamo accogliere, quella parola per la quale possiamo fare spazio nella nostra vita. E allora chiediamo veramente questa sera anche noi questa grande grazia, la grazia di poter guardare alla nostra esistenza come a quella di Maria, guidata non dal caso, ma dall'amore misericordioso di Dio, trascinato dalle viscere di misericordia del nostro Signore. Perché ogni volta che la vita è trainata dalla misericordia, non solo è benedetta, ma diventa capace di benedizione per tutti. Ecco Maria, la nostra Madonna del conforto, lei che senza indugio è entrata in questa chiamata e ha risposto con immediatezza, con prontezza, volendo servire, volendo comunicare, condividere la gioia, ci insegna a fare altrettanto. Amen. Sorelle e fratelli, invochiamo Dio nostro Padre, che ha fatto di Maria Vergine il segno e la difesa della fede del popolo cristiano. Per sua intercessione chiediamo la grazia di essere rinvigoriti nella fede. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Signore, per i pastori del tuo popolo, perché fedeli dispensatori della parola di verità e non si compromettano mai con la mentalità del mondo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo per i più poveri e i sofferenti, perché sperimentando il mistero della croce sentano la consolante presenza di Maria, Madre di Pietà, preghiamo. Ti preghiamo per le famiglie, perché custodiscano integro il senso cristiano della vita e risolvano nella carità i problemi del rapporto tra le diverse generazioni, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo per i giovani, perché cerchino la verità con cuore libero e puro, accettando fatiche e sacrifici per seguire la via stretta del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le associazioni di volontariato che sono presenti questa sera, per tutte quelle della nostra diocesi, per i volontari, perché vivano la concretezza dell'amore, del dono, della generosità, della solidarietà e incontrino nel povero, nel bisognoso, il volto di Cristo, preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, questa tua famiglia. Fa che celebrando con fede viva i divini misteri, a imitazione della Beata Vergine Maria, sia perseverante nella preghiera, operosa nella carità, incrollabile nella speranza. Per Cristo nostro Signore. Ogni grazia.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, i doni che ti offriamo e irradia nei nostri cuori la luce del tuo Santo Spirito, perché sull'esempio della Beata Vergine Maria sappiamo meditare e custodire sempre le tue parole. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, i presbiteri e i diaconi e tutto il popolo cristiano. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Donato e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Così, Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i sacramenti della fede e della salvezza, fa che venerando la Beata Vergine Maria, con lei siamo resi partecipi del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe audinos. Pater de celis Deus, Fili Redentor Mundi Deus, Spiritu Sancte Deus, Santa Trinitas Unus Deus, Santa Maria, Santa Dei Genetri, Santa Virgo Virginu, ora pro nobis, Mater Christi. Mater divine grazie, Mater purissima, Mater castissima, ora pro nobis, Mater inviolata. Mater intemerata, Mater amabilis, Mater ammirabilis, ora pro nobis, Mater boni consigli. Mater creatoris, Mater salvatori, Virgo prudentissima, ora pro nobis, Virgo veneranda. Virgo predicanda, Virgo potes, Virgo clemens, ora pro nobis, Virgo fidelis, speculum justitiae, sede sapientiae, causa nostre letizie, ora pro va spirituale, va sonorabile, va insigne devozionis, rosa mistica, ora pro nobis, turis Davidica. Turis Eburnea, Domus Aurea, Federis Arca, ora pro nobis, Ianu Asceli. Stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, ora pro nobis, consolatris afflictorum.
Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, ora pro nobis, Regina Propetarum. Regina Apostolorum, Regina Martirum, Regina Confessorum, ora pro nobis, Regina Virginum. Regina Santorum Omnium, Regina sine labe, originali concetta, ora pro nobis, Regina in celum assunta, Regina sagratissimi rosari, Regina famiglie, Regina pace, ora pro nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, pace nobis Domine, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, exaudi nos Domine, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Vergine Santa, Madre rifugio dei peccatori, io mi affido con piena confidenza alla tua materna bontà. Sì, tu il mio aiuto, il mio rifugio, il mio conforto in tutte le mie pene, tu la mia consolazione in questa valle di pianto. Intercedi per me presso l'adorabile tuo figlio. Fammi provare la forza della tua protezione in questo giorno, in tutti i giorni della mia vita e specialmente nell'ora della mia morte. Madre di misericordia, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Thank you.
si chiude con la benedizione questa celebrazione dell'Eucaristia e anche la nostra venerazione e preghiera alla Madonna del Conforto. A tutti voi che siete qui questa sera, il grazie per la vostra presenza e insieme anche l'invito a una reciproca preghiera. Ecco, potremmo prendere questo impegno stasera, un'Ave Maria reciproca per tutti noi, per affidarci allo sguardo, alla custodia di Maria nel cammino della nostra fede. E come particolare preghiera, poiché tra poco ci incontreremo e avremo questa sera l'incontro e la preghiera con i giovani, questo è il motivo per cui possiamo in modo particolare dedicare e pregare nell'Eucaristia che abbiamo vissuto. Preghiamo per i giovani, per la loro vita, il loro futuro, per le scelte della loro vita e perché abbiano davvero una vita capace di bellezza e di dono, che siano vite di cui si possa dire che sono vite benedette. E allora davvero l'augurio a loro e a tutti voi. Il Signore sia con voi. Il tuo spirito. Sia benedetto. Inchinatevi per la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome di Cristo andate in pace. La benedizione impartita dal Vescovo Andrea termina per noi questo quarto giorno di novena della Madonna del Conforto. Ovviamente ci uniamo all'intenzione di preghiera del Vescovo, cioè quella di impegnarci quest'oggi con una semplice Ave Maria, recitando una semplice Ave Maria, però ecco, proprio con l'intenzione che ha detto il Vescovo, cioè pensando a noi comunità, a noi chiesa, ai giovani, alle loro scelte, ai loro studi, al loro lavoro, ai loro obiettivi di vita, alle loro intenzioni. E quindi davvero anche noi con voi che ci seguite da casa vogliamo porre dinanzi allo sguardo materno di Maria sotto il suo manto tutti i giovani della diocesi, tutte le loro intenzioni, le loro famiglie, tutti i loro cari, le persone defunte, ecco, che davvero Maria Santissima benedica la nostra diocesi, in particolare quest'oggi i giovani con il loro cuore e il loro mondo. E lo abbiamo sentito dal Vescovo, questa sera alle ore 21:15 qui in cattedrale vi sarà la preghiera dei giovani proprio nella cappella della Madonna del Conforto dopo il gemellaggio dei giovani delle zone con le parrocchie della città di Arezzo, avvenuto un seminario oggi alle ore 18:30. Noi vi diamo come sempre appuntamento domani sempre qui con la nostra emittente Tele San Domenico per seguire il quinto giorno di novena. Un saluto da chi vi sta parlando, Luca Daveri, un grazie alla regia esterna di Tele San Domenico con Paola Formelli e Gianni Stanganini, un sentito grazie alla regia interna di Tele San Domenico con Magdalena Ulrich, al direttore di Tele San Domenico Michele Francalanci, un grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento con una buona davvero novena della festa della Madonna del Conforto.